Buonasera G-Stipster, questa sera vi parlerò della matrioska e di QGIS. Per parlare della matrioska partiamo da Mosca. No, sto scherzando. Vi faccio vedere come funzionano gli intersect e la selezione tra più geometrie. Per questo l'ho chiamato matrioska perché praticamente è molto diffusa la pratica di attribuire a delle geometrie magari più piccole o dei punti quello che diciamo quello di una geometria più grande. Semplicemente si può pensare a dei comuni che prendono le informazioni dalle province. Questo lo abbiamo praticamente quasi sempre, ma ad esempio con dei punti, dei bar localizzati in dei quartieri, questo potrebbe essere utile per attribuire al bar il quartiere. Cerco un attimo di fare, non vado direttamente sull'attribuzione dei punti perché quello lo vediamo sicuramente dopo ed è una cosa che vi faccio vedere subito. Perché è una cosa che funziona molto bene e magari siamo più abituati ad utilizzare. Quindi, se io utilizzo ad esempio un select e voglio sapere quali sono i punti all'interno di questo select, io vado su vector, search tool, gli dico che voglio selezionare i miei PT quartieri che intersezionano il mio poligono di sezione, faccio run e praticamente qua mi vengono selezionati i punti che ricadono all'interno di questo quartiere. Con la stessa logica, se io voglio attribuire tutte le informazioni che ci sono di questi NIL, spengo la Sputnik Map. Accendo Positron, tutti i puntini, il numero diciamo, del quartiere dell'area esterna, io vado col plugin ormai integrato MMQGIS, faccio spatial join, gli dico che l'output shapefile devono essere i punti perché l'output è quello che voglio ottenere, al contrario, se dopo vado a vedere per le aree posso andare a contare, quindi PT quartieri. Il target di output con le zone di decentramento within è l'unica opzione che ci dà. Facciamo lo salviamo nella cartella dell'esercitazione e diciamo che è quartieri con ZTEC che è zone di decentramento within, quindi quartieri eri i punti dei quartieri, faccio salva, aggiungo alla mappa. Questo è quello che mi ha salvato. Io praticamente mi aspetto che tutti questi puntini abbiano il 2 e tutti questi puntini abbiano il 9. Andiamo a verificare. Questo puntino ha la zona di deck decentramento 2 e questo puntino ha la zona di decentramento 9 e questo è il 3. Quindi praticamente questa qua è l'operazione più semplice. Andiamo a vedere un po' come funzionano con i poligoni perché potrebbe risultare un po' più complessa la logica da intercettare. Allora, sempre partendo dalla nostra zona che abbiamo selezionato e evidenziato rispetto alle altre, io gli dico ok. In NIL, qua a Milano ci sono due tipologie di quartieri, NIL che sono i nuclei di identità locale che sono molto più grandi e i quartieri, diciamo, no, al contrario, queste zone di decentramento sono come se fossero dei municipi, mentre i NIL sono i nuclei di identità locale. All'interno dei NIL, ad esempio io accendo questo, ci sono i quartieri, però non sempre coincidono. Quindi cominciamo a semplificare un attimo le geometrie. Anche qua, se noi andiamo a vedere questi NIL non seguono le zone di decentramento. Quindi mi aspetto che ci sia magari andiamo a capire cosa succede a questo NIL verde quando interseca una o più aree di zone di decentramento.
Se io vado in Vector, Research Tool, Select by Location, gli dico che il mio output è di selezionare delle geometrie da INIL che fanno l'intersect con la mia area di salvataggio, Select Source Polygon, Source Polygon. Faccio Run e lui mi dice, ok, questa area viola interseca tutte queste aree che ho selezionato gialle. Ok. Però se io ad esempio vado a prendere un'altra zona, quindi non quella, ma io vado a prendere questa zona di decentramento, faccio ancora Vector, Research Tool, Select by Location, voglio selezionare i NIL che intersectano la zona di decentramento, però solo la intersezione, faccio Run. Lui mi va a prendere oltre alle altre aree, e anche oltre aree che magari confinano anche con sulla linea. Questo andiamo a vedere. Va a prendere sempre quest'area qua. Quindi quest'area qua viene contesa dalla area 2 e dall'area 9. Il nostro obiettivo è dire, ok, estraiamo tutte le zone che tocca. No, potrebbe non essere interessante, o magari lo possiamo vedere dopo. La cosa più semplice, diciamo più intuitiva, è dire ok, dimmi qual è quella più importante. Per dire qual è quella più importante, si possono usare due criteri: o il centroide, vedere dove ricade il centroide di questo NIL. Mi aspetto che questo NIL ricade nella zona di decentramento 2 e quindi venga attribuito al 2, oppure dalla percentuale di area, che diventa un parecchio più complicato, però è una cosa molto fattibile che lo vediamo alla fine del tutorial. Questo perché c'è la possibilità di dire ok, io prima col plugin MMQGIS gli dico spatial join. Gli dico ok, l'output shapefile devono essere in il. Ok, il data join, quello che viene associato, sono le zone di decentramento. Qua mi dà le opzioni intersect, within e contains. Incominciamo a fare l'intersect. Questo ho già salvato nil. Con zone di centramento non lo salvo. Se io vado a vedere qua nil con zone di centramento intersect è esattamente questo. Io lo vado a prendere e vado a dirgli ok, accendi. Questo io mi aspettavo che si intersecava con due, e quando io accendo diciamo il livello qua, posso con QGIS posso accendere con la varia simbologia basato sul coin, perché io vado su open e lui mi ha detto ok, ci sono tutti questi nil e ho contato n zone di decentramento. Questo nil, che possiamo aprire l'etichetta che si chiama facciamo nil, ok, applica. Non mi dà il nil di questo, nil nil centrale perché l'ho spento. Ok, macciacchini gioia, macciacchini maggiolina. Io lo interrogo e lui mi dice: ok, questo è della zona di centramento 2, però noi abbiamo visto che il centroide cade invece nella 2, quindi. Questo diciamo perché quando MMQGIS fa combine spatial join, qua mi dice il first, quindi il primo che trova. Lui in effetti fa il 2, dovrebbe venire prima del 9, però lui trova prima il 9 e quindi associa il numero 9, quindi l'area di decentramento 9, a questo nil. Invece se facciamo la stessa operazione con i centroidi e le zone di decentramento, otteniamo che questo viene correttamente associato alla zona di decentramento 2.
Queste, diciamo, queste operazioni qua, per capire bene come funziona, perché quando noi andiamo su Vector Reserve Tool Select by Location, abbiamo non solo un intersect, abbiamo il contain, disjoint, l'equal touch, overlap, are within e il cross. Ho visto che il disjoint funziona con i punti, il cross funziona con le linee. L'overlap è molto simile all'intersect e non ho trovato la differenza. Are within, so che era un'opzione del vecchio QGIS, non so perché è stata messa senza l'attributo, ma praticamente quando io schiacciavo are within mi diceva ok, però in un buffer, quindi are within, quindi è vicino a con il buffer. Però adesso mi viene in mente che non c'è un within, quindi questo qua è within. Quindi diciamo l'operazione è pratica. La differenza tra il contains e l'are within, che il contains è completamente contenuto, il within dovrebbe contenere il join. Però se ad esempio accendo questo nil che sono col within, lui mi dice ok, io ho trovato solo within con le zone di decentramento, io ho trovato solo queste. Quindi questa zona di decentramento viola, se io vado a vedere al contrario il contains, lui me ne dovrebbe trovare due. Ok, lui dice che queste qua ce ne sono due. In effetti con è il contrario, il contains per una zona più grande è lo stesso del within con la zona più piccola. Io trovo due nil in questa zona e al contrario questa zona racchiude col contains altri due, quindi per quello che vi dico proviamo a ad accendere. Ok, questo qua ne tiene dentro 3. Se andiamo a selezionarla in questo modo, ne vediamo che ce ne sono 3. Andiamo a vedere con 4, giusto per completare la parte. 1, 2, 3, 4. Perfetto. Quindi, voi aprendo questo progetto potete vedere tutte le varie opzioni, tutti i vari, diciamo, test che ho fatto su questi poligoni. Diciamo il gioco, cioè l'esercizio giocando con QGIS è proprio vedere tutte le varie differenze. All'inizio vi ho anticipato anche un'altra cosa. Ok, ma io come faccio a fare una cosa molto più raffinata? Quindi dire ok, io voglio tenere che in questa diciamo questo nil. Non so perché non c'è l'etichetta non label, single label con il nil. Ok, macciaccini giaggiolina deve andare un po' nel 9 e un po' nel 2. Tanto facciamo salva. Faccio vector, geoprocessing tool e faccio un bel union. Qua si apre tutto il mondo del geoprocessing, che però si basa molto sulle regole del join, dello spatial join, che è la nostra matriosca di QGIS. Faccio union, gli dico l'input layer è nil, l'overlay layer è le zone di decentramento, creo un file temporaneo, no, no, lo voglio salvare. Facciamo save to file, gli diciamo nil zone di centramento union. Qua non è più importante chi sta prima e chi sta dopo, perché viene portato dietro tutte le informazioni possibili. Faccio run, non so quanto ci mette, però dovrebbe essere anche abbastanza veloce. Faccio close, vediamo il risultato. Questo bel risultato, che se ad esempio portiamo sopra, potete
possiamo colorarlo anche di un colore magari arancione. Ok, ecco, arancione col blu è diventato marrone. Io ho in Union, che questo è Information, Nil versus zone di centramento Union. Ok, questo Nil, Maciacchini Maggiolina, è un po' diviso col zona di centramento 9 e un po' diviso con la zona di centramento 2. Quindi ho ottenuto veramente il risultato. Io posso selezionare questi due livelli, aprire la tabella, portarli in alto e avere proprio esattamente 2. Qua mi riporta una superficie. Andiamo a calcolare veramente la superficie reale di questi due nuovi. Faccio decima, real, 6, 10 e 2, e qua ci metto area, shape area, e faccio ok. Questo è stato calcolato 21.013. È stata ricalcolata quest'area qua al volo, non mi ha... Ok, questa è la superficie in ettari. Mi è andato comunque a prendere. Questa è una cosa nuova perché praticamente questo shape length è stato aggiornato. Andiamo a vedere nella zona di decentramento. No. Scusate, ho sbagliato completamente. Mettendo aria, cercando aria, sono andato a prendere il campo aria. Invece dovevo mettere, ricalcolarla quest'aria. Ok, adesso ci siamo. L'area che era all'inizio, che non abbiamo calcolata. Andiamo a calcolare anche la zona dei Nil originali. Real area. Li facciamo un decimal con 3. Qua ci mettiamo area. Ok. Questa area qua, che è di 16... 1.676.000 metri quadri, è diventata un po' 702.000 e un po' 903, 973.000, quindi 970 più 600 fa, su 700 fa 1.600. Bene, salvo anche questo e diciamo sembra abbastanza, diciamo, chiaro anche tutto il giro e tutta la logica che ci sta dietro a questa che ho voluto chiamare Matrioska. Spero che sia stato utile come tutorial e ci vediamo alla prossima. Ciao.